Come annunciato dall'assessore Alessi durante la nostra trasmissione di approfondimento Prato Diretta Sera, sono scattati i controlli della Polizia Municipale in Borghese contro l'uso del telefonino alla guida. Ieri la prima operazione e i risultati sono eloquenti. In poche ore sono stati beccati e multati ben 23 automobilisti, 16 la mattina e 7 nel pomeriggio. In ben 20 casi la pattuglia ha operato in abiti civili a dimostrazione dell'efficacia di questo tipo di controllo. In particolare la pattuglia in Borghese era su moto senza colori di istituto, con agenti in abiti civili. Unica forma di riconoscimento la paletta distintiva prevista dal codice della strada per intimare l'alta ai veicoli. Le sanzioni e le conseguenze sono pesanti. Si rischiano 161 euro e più 5 punti di decurtazione della patente. Come se non bastasse, la ritirazione o la ripetizione nel biennio della stessa violazione può comportare la sospensione della patente. L'attività è finalizzata a contrastare il fenomeno delle cosiddette distrazioni tecnologiche che costituiscono una delle prime cause di incidente. L'uso del cellulare alla guida si è trasformato nel tempo in forme sempre più pericolose di distrazioni del conducente, manuali, visive e cognitive. Alle mere telefonate si sono andati infatti ad aggiungere ulteriori comportamenti non meno pericolosi, quali chattare sui social, rispondere a SMS, cercare contatti sulla rubrica, scattare foto, guardare video, accedere ai social, selezionare file. Azioni che scatenano la cosiddetta guida cieca. Ma noi pretendiamo di avere un controllo costante, quindi direi quotidiano. E utilizzeremo normalmente veicoli senza fregi, ma non è detto che il personale sarà comunque sempre in abiti civili, ma può darsi che utilizzeremo anche motocicli con fregi.